Elezioni comunali a Potenza, due giorni dal voto, gli appelli finali dei 5 aspiranti primi cittadini negli studi della Nuova TV. Il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, con un messaggio elettorale sul profilo social della squadra, scatena e divide i tifosi rosso-blu. Nuovo record per la FCA di Melfi, ieri dalla fabbrica lucana è uscito l'esemplare numero 500.000 della 500X. Tentata rapina ai danni di una tabaccheria in via Parigi a Potenza, i titolari mettono in fuga l'uomo non prima di averlo fotografato, poche ore dopo l'arresto da parte dei carabinieri. Come ogni venerdì al termine del TG, le previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi, l'esperto nei nostri studi. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dai titoli in apertura, nel nostro TG parliamo delle elezioni comunali. A due giorni dal voto, i 5 candidati alla carica di sindaco per la città di Potenza si sono confrontati negli studi della Nuova TV e lanciato gli appelli finali. Sentiamo Michelangelo Russo. Una città non sicura, sporca, carente di parcheggi e con un centro che sta morendo, che rischia di perdere sempre più giovani. Sono i potentini a scattare la fotografia sulla città di Potenza, a poche ore ormai dal voto. Ai 5 candidati sindaco, l'arduo compito di provare a individuare soluzioni, senza incorrere nel rischio di farle passare come semplici promesse elettorali inattuabili. Negli studi della Nuova TV si è consumato uno degli ultimi atti di questa campagna elettorale, nello speciale elezioni comunali dedicato a Potenza, condotto dai colleghi Mara Risola e Celestino Benedetto, non sono mancate le domande di cittadini e di alcuni esponenti della società civile. I 5 candidati pronti a succedere a Dario De Luca sono Mario Guarente per il centrodestra, Bianca Andretta per il centrosinistra, Marco Falconeri per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per la Basilicata Possibile e Giuseppe Ferraro per la lista civica Potenza nel cuore. Il confronto a 5 voci si è rivelato frizzante e ricco di spunti. Negli appelli finali, gli aspiranti sindaco hanno sintetizzato i propri punti di forza. Beh, io credo che il nostro progetto possa davvero configurare un progetto di cambiamento. Noi siamo convinti di questo. Ci siamo messi in gioco con delle liste rinnovate al 90%. Crediamo davvero e fino in fondo in quello che abbiamo scritto, di come poterlo raggiungere e poi, insomma, voglio dire, non c'è mai stato un sindaco donna in questa città, potrebbe essere una buona opportunità. Sì. Il nostro invito ai cittadini a votare per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un progetto complessivo, non si identifica in una singola persona. Noi siamo un programma, siamo un sistema di idee ben strutturato. Vogliamo portare idee innovative, soprattutto le nuove tecnologie nella nostra città, per un modo di pensare la città rivoluzionario, innovativo e moderno. Quindi per tutti coloro che vogliono darci fiducia, fino ad ora credo che i cittadini abbiano risposto bene. Il 26 maggio votate Movimento 5 Stelle. Credo che sia importante votare la mia lista perché non abbiamo partiti politici alle spalle. Non avendo partiti politici alle spalle significa che non abbiamo filiere di comando che potrebbero condizionare dopo l'attività amministrativa. Credo che abbia anche l'esperienza giusta, avendo svolto l'attività di amministratore per ben 15 anni, e il fatto di non aver condizionamenti dall'alto probabilmente mi permetteranno di svolgere al meglio e nell'interesse assoluto dei cittadini questa esperienza amministrativa. Chiedo di votare per noi perché la coalizione che abbiamo messo insieme è composta da persone di grande qualità, ma non solo. Per la prima volta in Basilicata ha vinto il centrodestra, è riuscita un'impresa che tutti ritenevano impossibile, ed è fondamentale portare anche il Comune di Potenza a vincere, anche al Comune di Potenza il centrodestra la vittoria, per permettere ai due livelli istituzionali che sono la Regione e il Comune di viaggiare nella stessa direzione e compensare uno sbilanciamento che c'è stato purtroppo negli ultimi anni, tutto a favore della città di Matera e non di Potenza. Valerio Tramutoli. Ecco, appunto, cercare di salvare almeno Potenza, diciamo, dal rischio di seguire
la regione e quello che è capitato in altre regioni italiane di questa destra che avanza, ma anche capire che, e l'ho capito dai balletti che ci sono stati, diciamo, chi prima stava a sinistra si candida a destra, chi in mezzo, insomma, che la politica è diventata un'altra cosa. E quando pensiamo al futuro, anche ai bei programmi che tutti hanno raccontato, insomma, poi alla fine bisogna anche ricordarsi come è stata ridotta questa città, chi l'ha ridotta, e quindi votare per noi significa poter votare per il vero cambiamento. Grazie. E bufera sui social per le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Caiata l'indomani del match con il Catania. Il presidente del Potenza Calcio in un video su Facebook chiede il voto per alcuni esponenti della società calcistica candidati con Fratelli d'Italia. Scoppia la polemica con il presidente rosso-blu che oggi posta un nuovo video per tentare di gettare acqua sul fuoco. Sentiamo. Il Presidente Potenza non usa il Potenza per la politica, il Presidente Potenza usa la politica per il Potenza. E questa è la replica del Presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, alle polemiche sorte a margine delle sue esternazioni sui social. Caiata, parlamentare di Fratelli d'Italia, eletto in quota pentastellata senza giri di parole all'indomani del match conclusivo dei play-off, ha voluto affidare alla rete le sue rimostranze per il maltrattamento subito, a suo giudizio, a Catania dalla sua squadra. Una reazione legittima da presidente trascinatore se la si guarda dal solo profilo sportivo, poco opportuna invece dal punto di vista politico, come è stata valutata da tifosi e parte dell'opinione pubblica di città. Un appello al voto in vista delle amministrative di Potenza di domenica, dove nella lista di Fratelli d'Italia corrono due esponenti della società sportiva del Potenza Calcio. Dovete aiutarci, dovete farlo anche voi, ci dovete dare vicinanza a chi... anzi, chi ritiene di dovercela dare e volercela dare, voi sapete che noi siamo candidati con Fratelli d'Italia, è candidato Tonino, Iovino, ma ci sono altri candidati che fanno parte del nostro gruppo, Rocco Quaratino, Giuseppe Galizia, Laviero Cammarota. Questi sono gli uomini, Carmen Galgano, Elena Ligrani, Rosita La Rocca sono le donne. Noi abbiamo bisogno ora del vostro sostegno. Parole che hanno scatenato la bufera di commenti su Facebook. E parliamo ora del nuovo record per la FCA di Melfi. Ieri dalla fabbrica lucana è uscito l'esemplare numero 500.000 della 500X. Sentiamo. L'importante traguardo produttivo è stato raggiunto il 23 maggio. L'esemplare numero 500.000 della 500X è uscito dalla linea di assemblaggio della fabbrica di Melfi, dove il popolare crossover ha cominciato la propria vita industriale nel 2014. L'unità protagonista di questo primato appartiene all'allestimento speciale e celebrativo per i 120 anni di storia della Fiat. Livrea bicolore tuxedo, motore benzina Firefly da 150 cavalli e cambio automatico a doppia frizione, la Fiat 500 è stata sottoposta al restyling alla fine dell'estate del 2018. Tra le novità principali ci sono i motori a benzina multi-air di terza generazione, turbocompressi e dotati di filtro l'antiparticolato. Il record produttivo di Fiat 500X è l'ennesimo per la SATA di Melfi, una delle fabbriche automotive più innovative al mondo, dove oggi si produce anche la Jeep Renegade, destinata all'esportazione in oltre 100 paesi del mondo, e dove si è già al lavoro per l'inizio di una nuova era, quella dell'ibrido. Proprio da Melfi, infatti, comincerà la produzione di alcune tra le prime auto elettriche del gruppo automobilistico, ovvero Jeep Renegade, 500X, ma anche Jeep Compass, il SUV che farà salire la SATA di un ulteriore segmento, andando a colmare il vuoto produttivo lasciato dalla storica Punto. Intanto però il nuovo primato certifica il successo della 500X, che fin dal lancio nel 2014 è sempre stato leader nel suo segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa.
Intanto il comparto metalmeccanico si prepara allo sciopero generale del 14 giugno. Oggi a Potenza il Consiglio territoriale della UILM per discutere dei motivi alla base della mobilitazione. Sentiamo a proposito cosa ci ha detto il segretario regionale della UILM Basilicata, Marco Lomio. I metalmeccanici scendono in piazza perché è arrivato il momento che il più grande comparto metalmeccanico d'Italia, per tutta la crisi che sta vivendo, perché purtroppo l'Italia sta vivendo una crisi che ormai è lampante, con tutte le crisi aziendali che abbiamo, il problema degli ammortizzatori sociali, l'alta tassazione dei lavoratori e tutte le questioni che dobbiamo mettere al centro, a partire anche e soprattutto dalla sicurezza sui luoghi di lavoro. Altri temi saranno appunto quelli delle grandi crisi che abbiamo in Basilicata, a partire purtroppo ancora dall'annosa questione della Ferrosud e tutte le crisi a partire da Firenze, il settore ferroviario, ma anche fare il punto su tutto il settore dell'automotive con il rilancio di quel settore che parte dall'ibrido di Melfi e che parte appunto dalla Jeep Renegade e dalla Compass. Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà mercoledì 29 maggio alle 14.30. La seduta sarà dedicata alla sostituzione temporanea dei consiglieri nominati assessori e alla convalida provvisoria dei consiglieri supplenti. Seguirà una comunicazione del Presidente della Giunta regionale Vito Bardi sulla composizione della Giunta e la presentazione della relazione programmatica. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca giudiziaria con l'inchiesta sullo sversamento di greggio al Cova di Viggiano. Il riesame accoglie il ricorso della Procura contro il rigetto della misura cautelare per due manager dell'ENI. Sentiamo i dettagli da Fabrizio Di Vito. Il Tribunale del Riesame di Potenza ha accolto il ricorso avanzato dalla Procura del capoluogo lucano contro il rigetto da parte del GIP Ida Iura della richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Ruggero Geller, responsabile del distretto meridionale dell'ENI dall'ottobre 2011 al settembre 2014, e Andrea Palma, operation manager del DIME da febbraio 2011 a luglio 2013, indagati nell'ambito dell'inchiesta sullo sversamento di greggio al Cova di Viggiano, che aveva portato un mese fa all'arresto, sempre ai domiciliari, dell'ex responsabile dell'impianto petrolifero della Valdagri, Enrico Trovato. Per i giudici del Tribunale della Libertà, quindi, lo stesso provvedimento poteva essere attuato anche nei confronti degli altri due manager del cane a sei zampe. La richiesta fu rigettata dalla GIP per una questione legata all'entrata in vigore nel 2015 del reato di disastro ambientale, contestato a vario titolo da alcuni degli indagati, che prima delle nuove norme era qualificato come disastro in nominato. La decisione del riesame non comporta l'immediata applicazione della misura cautelare a carico di Geller e Palma, eventualità che dovrà passare da altri tre passaggi: il deposito delle motivazioni della decisione del riesame entro i prossimi 45 giorni, momento dal quale scatterà il termine di 10 giorni per la difesa per inoltrare il ricorso in Cassazione, alla quale spetterà la valutazione sulla decisione presa dal riesame. L'inchiesta, con 13 indagati, tra i quali figurano anche la compagnia petrolifera e i componenti del Comitato Tecnico Regionale della Basilicata, riguarda una fuoriuscita di petrolio che nel febbraio 2017 contaminò il reticolo idrografico della Valdagri.
In esecuzione di un provvedimento emesso nel novembre scorso dal Tribunale di Potenza, i carabinieri hanno eseguito l'arresto di una donna di 46 anni di nazionalità nigeriana accusata di estorsione. La donna è stata fermata dai militari dell'arma nei pressi del centro storico del capoluogo lucano. Tentata rapina ieri ai danni di una tabaccheria in via Parigi a Potenza, i titolari mettono in fuga l'uomo non prima di averlo fotografato. Poche ore dopo l'arresto da parte dei carabinieri, si tratta di un 42enne di Avigliano già noto alle forze dell'ordine. Sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Una tentata rapina finita male. Erano circa le 13 quando un uomo con in testa un casco si è introdotto all'interno della tabaccheria di Via Parigi e, armato di un coltello da cucina, ha intimato al proprietario di consegnargli l'incasso della giornata. La pronta reazione del titolare e di alcuni clienti ancora presenti nell'attività commerciale hanno fatto in modo che l'arma cadesse dalle mani del rapinatore, che è stato così costretto a dileguarsi a bordo di una Fiat 500. Il tutto è stato fotografato dalla figlia del titolare, che ha dato ai militari dell'arma elementi su cui lavorare. I carabinieri, giunti sul posto, hanno attivato il piano antirapina, rintracciando il malvivente in una via poco distante dal luogo della tentata rapina. Le successive indagini hanno consentito di attribuire la responsabilità del reato all'uomo fermato, che corrispondeva per statura ed abbigliamento alla descrizione fornita dal titolare dell'esercizio e dai presenti. Si tratta di un 42enne di Avigliano, Pasquale Nella, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Potenza. Alcuni elementi, le scarpe indossate e alcuni indumenti trovati a casa durante la perquisizione effettuata dai carabinieri farebbero pensare alla stessa mano che venerdì scorso ha messo a segno il colpo alle poste di Viale Verrastro. Le indagini proseguono. Ha dovuto fare ricorso alle cure mediche l'anziana donna che ieri al rientro a casa ha trovato i ladri intenti a mettere a soqquadro il suo appartamento di via Due Torri in pieno centro storico a Potenza. I due uomini hanno picchiato e immobilizzato la 79enne su una sedia per completare il furto. Si sono poi dati alla fuga. La donna è stata soccorsa dai vicini di casa, che hanno lanciato l'allarme. Dopo l'arrivo dei carabinieri, l'anziana sotto shock è stata accompagnata all'ospedale San Carlo per tutti gli accertamenti del caso. Restiamo in qualche modo in tema, perché il presidente della regione Vito Bardi ha incontrato il comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Rosario Castello. L'arma sarà al suo fianco per il sostegno ai cittadini, con grande spirito di servizio e vicinanza a tutta la comunità di questa bella regione. Con questo messaggio sul libro d'onore della regione, il comandante ha portato il saluto dell'arma al presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Il libro d'onore, istituito nel 2010 e custodito nella stanza del governatore lucano, raccoglierà i messaggi e le immagini delle personalità che gli faranno visita durante tutto l'arco del suo mandato, come traccia della storia della Basilicata da lasciare alle future generazioni. Nel corso dell'incontro è stato rimarcato il ruolo imprescindibile delle stazioni carabinieri, presidio di legalità in tutte le realtà territoriali. Un'ultima notizia di cronaca: in chiusura, tre lavoratori in nero sono stati scoperti dai carabinieri durante controlli effettuati a Lago Negro in attività commerciali operanti nel settore della ristorazione. Una di queste è stata sospesa, mentre in totale sono state comminate sanzioni amministrative per circa 19.000 euro. E da parte mia è tutto, ora la linea va a Gaetano Brindisi per le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Attenzione e buon proseguimento di giornata. Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV. Ieri è stata una giornata piuttosto turbolenta dal punto di vista atmosferico. Abbiamo avuto frequenti rovesci temporali, anche locali, grandinate. Siamo in un periodo molto particolare, soprattutto per l'agricoltura, quindi le grandinate sono sempre dannose e speriamo che per i prossimi giorni non si ripetano. Oggi c'è un po' di instabilità, ma i fenomeni sicuramente violenti sono lontani dalla nostra regione.
e qualcosina, le altre piogge che arriveranno nei prossimi giorni saranno le piogge più deboli, moderate, quindi non ci dovrebbero essere altri fenomeni violenti. Vediamo innanzitutto l'immagine del satellite. Alta pressione sull'Europa centrale, parte di quella settentrionale, sulla Scandinavia si nota una circolazione depressionaria che poi si spingerà nei prossimi giorni verso sud. L'alta pressione che è presente sull'Europa centrale ai lati è attorniata da due situazioni depressionali, una sulla Russia, dove comunque le temperature sono piuttosto miti, sui paesi dell'est europeo, e l'altra tra la Spagna, vedete le Baleari e la Francia meridionale, e la perturbazione che poi andrà a incontrarsi con altra aria fresca proveniente dal nord-ovest, quindi una situazione che non depone sicuramente verso buone notizie. Vediamo l'immagine ingrandita dell'Italia e notiamo una penisola piuttosto sgombra da nubi. Abbiamo invece un po' di nuvolosità sulle zone interne, vedete, tra Abruzzo e Molise, dove sono in atto dei temporali che non dovrebbero scendere poi verso sud. Qualche temporale, vedete, informazioni anche sulla parte meridionale della nostra regione, qualche cellula temporalesca, ma si tratta veramente di fenomeni molto locali, molto isolati. Qualcun altro vedete sulla Sila in Calabria, per il resto cielo sereno su tutta l'Italia. Quindi con questa premessa vediamo, dicevamo, nelle prossime ore ci sarà un pochino di stabilità, qualche rovescio ma nulla di più, e in serata avremo un miglioramento, quindi la nuvolosità presente sulle zone interne andrà gradualmente diradandosi e resterà un po' di nubi così a velare la luna, mentre sulle coste ioniche il cielo dovrebbe essere sereno, quindi è una situazione buona per quanto riguarda questa notte. È un buon indizio per la giornata di domani, in cui avremo sole per quasi tutta la giornata. Vediamo la grafica, ci mostra una situazione di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Avremo una nuvolosità parziale nelle zone interne, probabilmente non sono previsti fenomeni significativi. Poi verso sera invece da sud comincerà ad arrivare la perturbazione, che è legata a una circolazione depressionale che abbiamo visto prima tra la Spagna e le Baleari, e questa nuvolosità porterà le prime piogge nella tarda serata di domani, quindi tra la tarda serata e l'inizio della notte, piogge che poi gradualmente si estenderanno in modo debole comunque sul resto del territorio. Le temperature per domani sono in aumento sia su Potenza che su Matera, vedete i valori sono tipici del mese di giugno, quindi qualche grado in più finalmente ci voleva, insomma, dopo temperature piuttosto fresche. 21 la massima a Potenza, 25 a Matera. Per quanto riguarda le minime, valori normali, 8 gradi a Potenza, 14 gradi a Matera, insomma siamo nelle medie stagionali, con una ventilazione da sud, sud-ovest sul Potentino, sud-est sul Materano, mari quasi calmi o poco mossi per la giornata di domani. Dicevo, arriva questa perturbazione durante la notte tra il sabato e la domenica, e quindi la domenica avremo un peggioramento generalizzato, forse però meno intenso del previsto, in quanto gli ultimi modelli non danno questi fenomeni particolarmente forti, almeno sull'Italia, almeno sulla nostra regione. Quindi avremo sì delle piogge, ma avremo anche delle schiarite, che saranno anche in alcuni casi anche ampie. Vediamo. Con l'aiuto della grafica, le precipitazioni maggiori sono previste sul centro-nord della regione, dove le schiarite saranno meno frequenti, mentre sul resto del territorio sicuramente in mattinata avremo delle piogge, visto che la perturbazione arriverà di notte. Poi con il passare delle ore durante la mattinata dovrebbero aversi delle schiarite che saranno più presenti sulle coste ioniche, ma comunque interesseranno comunque il resto del territorio. Tra il pomeriggio e la sera potrebbe tornare qualche pioggia a partire da ovest, ma insomma nel complesso una domenica sicuramente all'insegna del brutto tempo, ma non in modo esagerato, avremo anche delle schiarite come abbiamo visto anche dalla grafica. Le temperature saranno in diminuzione piuttosto marcata nei valori massimi, soprattutto nel Materano, 20 a Matera, 17 gradi a Potenza. Per quanto riguarda le minime invece, in deciso aumento, visti i venti da sud, vista la nuvolosità, quindi avremo valori di 12 gradi a Potenza, 15 a Matera. Vedete, i venti aumentano di intensità da sud-est, ovunque su tutta la regione, e questo sud-est, questo scirocco, porterà un aumento del motondoso sul Marione, che in giornata diventerà mosso. Rimane sotto costa invece più riparato il Tirreno, che al massimo diventerà poco mosso. Per lunedì questa perturbazione si farà sentire in modo maggiore, credo, quindi invece del miglioramento dovremmo avere un peggioramento
peggioramento per la giornata di lunedì, quando le piogge potrebbero essere più corpose e non mancheranno qualche episodio temporalesco lungo le coste, sia sullo Ionio, vedete, che sul Tirreno, e qualche temporale anche nell'area del Vulture Melfese. Piogge per gran parte della giornata sul Potentino, anche sul Materano ci saranno delle piogge, forse qui con qualche maggiore schiarita. Nel complesso, una giornata all'insegna del tempo perturbato, purtroppo anche l'ultima settimana di maggio, come potete vedere, non si apre sotto i migliori auspici, perché rimane questa circolazione depressionale che coinvolge nubi verso la nostra regione. Interessa molto il popolo di Potenza per il tempo del mercoledì, perché avremo la sfilata dei turchi, e le ultime notizie danno fortunatamente sui modelli di oggi un miglioramento dopo le piogge di lunedì e qualcosa martedì. Mercoledì dovrebbe essere una giornata quantomeno discreta, però non sottovalutiamo il vento, che sarà comunque presente, non sottovalutiamo le temperature, che un pochino saranno sotto le medie, poi avremo anche il vento, le temperature, quindi sulla sensazione di freddo sarà piuttosto marcata, non sarà un San Gerardo, diciamo, caldo come l'anno scorso, sarà piuttosto freddo, fortunatamente speriamo senza pioggia. Vediamo la cartina degli spaghetti. E la settimana scorsa ci eravamo lasciati con una speranza che per fine mese le cose andassero verso il meglio, verso temperature più calde, invece vedete, la meteorologia è bella perché va sempre aggiornata, e avremo per 6-7 giorni temperature più o meno nelle medie, poi addirittura vedete probabilmente una diminuzione poi proprio fine maggio, inizio giugno, qualche grado in meno della media, e poi, se proprio vogliamo andare a lungo termine, solo dopo il 5 giugno le temperature dovrebbero riprendersi. Per quanto riguarda il grafico sottostante legato alle zone interne della Basilicata, la pioggia purtroppo potrebbe essere presente per più giorni nel corso del prossimo periodo, quindi non avremo alta pressione stabile, non avremo temperature calde, ma avremo un po' di instabilità e avremo sicuramente valori di temperatura nella media o inferiore alla media. Insomma, un mese di maggio, se vogliamo, particolare rispetto agli ultimi anni, decisamente più piovoso e più fresco, ma ci sta. Se andiamo a vedere i trend statistici degli ultimi 50 anni, abbiamo avuto anche mesi di maggio più freddi, con anche più nevicate sulle montagne. Per oggi è tutto, arrivederci alla Nuova TV e buon weekend.